Un brutto giorno per la democrazia. Anche Angela Merkel prende le distanze da quello che è successo in Turingia. La CDU locale, il suo partito, ha appoggiato il candidato governatore liberale Thomas Kemmerich, che è stato eletto grazie ai voti dell'estrema destra di Alternative für Deutschland. L'elezione di questo governatore è stato un processo unico che ha rotto con una convenzione di base per la CDU e anche per me. Vale a dire che non ci può essere nessuna maggioranza con l'aiuto di Alternative für Deutschland. È stata una brutta giornata per la democrazia. È stato un giorno che ha rotto con i valori e le credenze della CDU. E tutto deve essere fatto ora per chiarire che ciò non può in alcun modo conciliarsi con ciò che la CDU pensa e fa. Per un solo voto, alla terza votazione, il liberale Kemmerlich è riuscito ad avere la meglio sul governatore uscente Bodo Ramelow, grazie a un accordo sottobanco con l'estrema destra. Accordo che ha fatto scendere nelle piazze i tedeschi indignati.